La Valtellina, famosa in tutto il mondo per la bresaola, come tutte le zone di montagna, è caratterizzata da coltivazioni ad alta quota, segale, patate, grana saraceno e verze, e dall'assenza di ulivi, quindi l'olio, perlomeno nelle ricette tradizionali, non compare. Al suo posto il burro. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro con i pizzoccheri della Valtellina. Uno degli ortaggi invernali più diffusi nel nord Italia è la verza. Si può mangiare anche cruda, ma si presta per lo più a preparazione di zuppe e minestre. Eliminate le foglie esterne più coriacee per un'altra preparazione, magari una zuppa appunto, e lavate quelle interne più tenere. Per velocizzarne la cottura, tagliatele a strisce dello spessore di circa un centimetro e mettetele da parte in una ciotola. L'Italia è ricca di zone dove si producono delle ottime patate DOP di elevata qualità. Tra le mie preferite ci sono le patate di montagna, che nascono in un ambiente ostile ma incontaminato. Lavatele, eliminate la buccia e tagliatele a cubotti più o meno regolari dello spessore di circa un paio di centimetri. Preparate le verze e le patate, accendete l'acqua di cottura, questa servirà sia per le verdure che per i pizzoccheri contemporaneamente. Una volta raggiunto il bollore salate l'acqua e mettete a bollire le patate e le verze tagliate a listarelle. Dopo una decina di minuti, verze e patate si saranno ammorbidite. Controllate comunque che la patata non sia eccessivamente dura. Nel caso, proseguite la cottura ancora per qualche minuto, poi aggiungete i pizzoccheri e mescolate bene alle verdure. Dovranno cuocere per almeno una decina di minuti. Nel frattempo, preparate il formaggio che servirà per condire i pizzoccheri. Come sempre accade nelle ricette tradizionali, ci sono varie correnti di pensiero sugli ingredienti da utilizzare, ma tutti sono d'accordo nell'utilizzo del formaggio casera, un tipico formaggio semigrasso della Valtellina. Tagliatelo a fettine sottili o a cubetti per facilitarne poi lo scioglimento. Andrà aggiunto infatti ai pizzoccheri caldi a fine cottura. Quando i pizzoccheri saranno pronti, spegnete il fuoco e scolateli un po' alla volta in una casseruola precedentemente riscaldata. Formate un primo strato di pasta, verze e patate e ricopritelo di formaggio casera a fettine. Continuate alternando uno strato di pizzoccheri con uno strato di formaggio casera, poi concludete la preparazione ricoprendo la superficie con abbondante parmigiano grattugiato. Per completare questo piatto ricco e imponente serve un tocco di piccantezza che spicchi un po' e contemporaneamente insaporisca. Fate rosolare uno o due spicchi d'aglio in camicia in abbondante burro fino ad ottenere un color nocciola, stando attenti a non bruciarlo. Versate il burro aromatizzato sui pizzoccheri, mescolate bene in modo da amalgamare la pasta, verdure e formaggi. E come sempre, buon divertimento e buon appetito e a giovedì prossimo, dalle 11 del mattino, sempre qui su Cibo Dentro. Ciao!